Palmas ti piacerà tantissimo questo caso che ti sto per mostrare. A me è piaciuto particolarmente. Denti fissi con sistema bocca bionica, nota la trasformazione del sorriso. Denti rotti, gialli, consumati su un lato, praticamente un sorriso anziano, dritto. Sul lato destro abbiamo creato una composizione all'americana, come si dice, i denti incisivi hanno quasi lo stesso livello dei denti canini. E ti faccio vedere come abbiamo fatto. Questa era la situazione di partenza, avevamo un paziente con i denti inferiori incapsulati, una dentiera nella parte superiore completamente consumata, paziente giovane ma portava già una dentiera. Sotto c'era una protesi che agganciava con dei ganci metallici su alcune radici rimaste, le radici intaccate dalla piorrea in espulsione. La radiografia mostra una mascella superiore con l'osso completamente atrofico. Seni mascellari molto espansi, questo non è stato un caso semplice da risolvere dal punto di vista chirurgico. In basso le radici erano tutte in espulsione. Eseguita la chirurgia abbiamo montato dei provvisori, questa è già la bocca trasformata con i denti provvisori, dopo 6 mesi è tornato. Avevamo eseguito 4 impianti nell'arcata superiore e parte anteriore, più 2 impianti speciali pterigoidei nelle zone posteriori. Questi ci permettono di avere il massimo supporto nella parte masticatoria e soprattutto di bypassare le zone carenti di osso a livello dei seni mascellari. Questi sono degli impianti speciali. In basso abbiamo messo 6 impianti convenzionali. Questo per riepilogare il tipo di chirurgia che abbiamo eseguito, 4 impianti nella parte anteriore, 2 pterigoidei. Sotto 6 impianti convenzionali. Abbiamo a questo punto montato le protesi provvisorie. Questa è la radiografia, come si è presentato il paziente da noi, l'osso completamente riassorbito nella mascella superiore, abbiamo intercettato le ultime zone di osso residuo, messo gli impianti pterigoidei nelle zone più posteriori. Il design dei denti che abbiamo simulato è servito per parlare col paziente e capire quelli che erano i desideri, le forme che avremmo potuto mettere. Una volta approvato, abbiamo creato la linea superior sopra e superior sotto. Denti completamente in zirconio, questi sono i denti più avanzati al mondo che esistono, denti iperrealistici con composito, denti iperrealistici con lo zirconio e l'unione di questi due materiali crea un'arcata iperrealistica. La lavorazione della superficie fa riflettere la luce in una maniera tale che sia indistinguibile poi la dentatura artificiale da una dentatura naturale. Il labbro era piatto, ma il labbro inferiore, il labbro superiore, mentre quello inferiore curvo, abbiamo cercato di stare a una via di mezzo tra le due andature, creato un canino lanceolato che desse questo aspetto di sorriso mascolino, gli incisivi molto grandi, le palette anteriori, lo stesso vanno a rimarcare la mascolinità del sorriso. Queste sono foto, peccato, un po' troppo sovraesposte, troppo chiare, non si riescono ad apprezzare qua i dettagli della dentatura. Questo è il risultato prima e dopo. Come notato, siamo partiti da un progetto digitale. Abbiamo testato in bocca le nuove forme, infine riprodotto con i robot i nuovi denti. Li abbiamo a questo punto modificati con l'intelligenza artificiale nell'occlusione, di modo che avessimo dei contatti corretti tra arcata superiore e inferiore, coerenti con i movimenti della bocca del paziente. Sembrano due persone differenti, nota il viso sulla sinistra, poi guarda il viso sulla destra. Un paziente sulla sinistra che pare essere un po' spento, un viso poco energico, nota quanta più grinta esprime il viso sulla destra. Molto mascolino, veramente un viso questo che può esprimere il massimo dell'energia che va a conferire la linea superiore.